Aspetta, che cos'è? Santo cielo! Era un padre meraviglioso e amava sua figlia. Tutto era fantastico. Poi, circa un anno fa, qualcosa è cambiato. Non vive più qui. È stato il primo omicidio di massa nella storia della Contea di Santa Cruz. Sono l'unico a pensare alla famiglia Manson. Ora abbiamo a che fare con un altro culto che ha una missione e che sta pianificando futuri omicidi. Si tratta di una persona perfettamente normale, precisa, puntuale, con molti amici. Sa dove si trova adesso? Penso di sì. Sarà una lunga notte. Questo è l'inizio di un capitolo veramente triste. Lunedì 19 ottobre 1970. In una lussuosa villa di Rodeo Gulch Road a Santa Cruz, i pompieri ritrovano 5 corpi senza vita nella piscina. Le vittime sono imbavagliate e bendate e le braccia sono legate con sciarpe di seta annodate insieme. Si tratta di Victor Rota, padrone di casa, freddato con 3 colpi alla schiena da una calibro 38, sua moglie Virginia, i 2 figli della coppia e la segretaria del signor Rota, la 38enne Dorothy Cadwallader. Tutti e 4 colpiti a bruciapelo con un proiettile alla nuca da una calibro 22. Ha l'aria di essere un'esecuzione in piena regola. I colpi sono stati esplosi a distanza ravvicinata. Quella degli Ota è sempre stata una famiglia molto unita. Victor e Virginia hanno avuto 4 figli, 2 femmine, Tora e Lark, che studiano e non vivono in quella casa, e 2 maschi, Derek, di 12 anni, e Tagger, di 11. Victor Ota era un oftalmologo e filantropo molto stimato e rispettato dalla comunità. E Dorothy Cadwallader, sua assistente personale, oltre che una persona di fiducia, era considerata quasi un membro della famiglia. Diverse stanze della casa bruciano e quando i vigili del fuoco riescono a domare le fiamme, gli inquirenti perlustrano l'abitazione. Borse, portafogli e oggetti di valore non sono stati toccati. Ogni cosa è al suo posto. Appare evidente che non si sia trattato di un furto, ma qualcosa di strano c'è. La pistola del padrone di casa è sparita. La scatola dei proiettili calibro 22 ritrovata in salotto è vuota. I cavi del telefono sono stati tagliati. E le sciarpe di seta con cui le vittime sono state legate provengono dal cassetto del dottore. Il vialetto della villa, poi, è stato bloccato da 2 veicoli per impedire probabilmente l'intervento dei vigili del fuoco. Si tratta della lussuosa auto del dottor Rota e della berlina della sua assistente, la signora Cadwallader. Della station wagon verde della signora Rota non c'è traccia. Sul cruscotto della macchina del dottore è stato lasciato un foglietto dattilo scritto, un oscuro avvertimento.
Halloween 1970. Oggi inizierà la terza guerra mondiale, dichiarata dal popolo libero dell'universo. Da questo giorno in poi, qualunque persona o compagnia di persone che abusano dell'ambiente naturale o lo distruggono subiranno la pena di morte da parte del popolo dell'universo libero. Io e i miei compagni da questo giorno in poi combatteremo fino alla morte o alla libertà. Contro qualsiasi cosa o chiunque non sostenga la vita naturale su questo pianeta. Il materialismo deve morire o sarà l'umanità a perire. Firmato il cavaliere di bastoni, il cavaliere di coppe, il cavaliere di denari e il cavaliere di spade. Nell'estate del 69, Charles Manson aveva ordinato alla sua setta di assassinare persone benestanti nelle loro case. A Santa Cruz, una cittadina americana come le altre, abitata da brave persone, gente che lavora e va in chiesa e si dedica alla casa, dopo gli omicidi in Manson, gli hippie, quei cappelloni rivoluzionari senza freni inibitori che rifiutano gli stili di vita convenzionali e pieni di comfort, fanno davvero paura. I detective non attribuiscono i delitti alla comunità hippie, ma nonostante questo, al Catalyst, luogo di ritrovo dei figli dei fiori a Santa Cruz, continuano ad arrivare telefonate minacciose ed intimidatorie. La paura regna sovrana in città. La gente comincia ad armarsi. Per evitare rappresaglie contro la cultura hippie o trattenere la mano di vigilanti occasionali, le autorità decidono di non dare risalto al contenuto del biglietto, né di leggerlo alla stampa. Ma le loro indagini alla ricerca del popolo dell'universo libero iniziano proprio sulle colline, nella foresta di Redwood, un luogo abitato da una grande comunità hippie regolata da leggi proprie e animata dall'idea dell'amore libero. Qui la gente non ha grande simpatia per le autorità e si mostra piuttosto diffidente. Cosa succede, gente? Investighiamo sui crimini di Sockwell. Siamo puliti. Avete pistole? Non siamo amanti del genere. Mi dispiace. Di che gruppo fai parte? Forse del popolo dell'universo libero? Non siamo tutti persone dell'universo libero. Lascia che ti chieda un'altra cosa. Qualcuno da queste parti si fa chiamare cavaliere di denari, cavaliere di coppe, cavaliere di spade o qualcosa del genere? Il cavaliere di denari. Non danari, ma denari. Mi scusi, di che si tratta? Dei tarocchi. Le carte dei tarocchi. Di questi tempi, quella dei tarocchi è una pratica di nicchia. Gli agenti cercano di determinare dalle carte se ci sia qualcosa che possa essere riconducibile al tipo di omicidio con cui hanno a che fare, ma questa pista non porta a nulla. Nel frattempo, però, qualcosa comincia a muoversi. Dopo aver pubblicato un'immagine dell'auto della signora Ota sul giornale, sperando in qualche indizio, i detective ricevono una chiamata. Un benzinaio sostiene di aver visto un uomo alla guida di una station wagon verde. Salve, mi dispiace, ma non abbiamo benzina. Indicato il distributore più vicino, dice che il conducente si sia congedato dicendo "Grazie, amico". Grazie, amico. Il benzinaio sostiene di non aver visto in faccia lo sconosciuto, ma è certo di poter riconoscere la sua voce. Da quel momento la polizia riceve diverse chiamate e in una di queste qualcuno sostiene di aver visto una station wagon verde incendiata nei pressi di una ferrovia. Recatisi sul luogo indicato, gli agenti si aspettano uno scontro a fuoco con un gruppo armato. Devono procedere con cautela perché i malviventi potrebbero essere ancora nei paraggi. La station wagon, ancora fumante, è senza ombra di dubbio la macchina della signora Ota e dalle impronte rilevate nei paraggi, gli inquirenti non riescono a stabilire se appartengano ad una o più individui. I pericolosi assassini sono ancora a piede libero.
La polizia ha diverse teorie. Manson, il culto, i tarocchi, ma è alla ricerca di prove. A 2 giorni dalla scoperta dei delitti e senza alcun sospettato, i detective tornano ad interrogare le persone che avevano visto le vittime per l'ultima volta. I testimoni dichiarano di aver visto rincasare prima la signora Cadwalader con il più piccolo dei figli maschi, Taggart, e più tardi il dottor Rota in compagnia del più grande, Derek, la sera degli omicidi. E un altro testimone oculare giura ad aver visto una sola persona aggirarsi nei pressi della villa quel giorno. Solo una. I detective, convinti di avere a che fare con una banda di 4 assassini subito dopo il ritrovamento dei cadaveri e del minaccioso manifesto lasciato sulla scena del crimine, cominciano ora ad ipotizzare uno scenario molto diverso rispetto a ciò che sarebbe accaduto quella notte. E se l'assassino fosse già in casa al rientro dei membri della famiglia, non avrebbe avuto difficoltà ad occuparsi da solo di ciascuno di loro. Tutto nella lettera lasciata dal killer indica che ucciderà ancora. Le autorità sono di fronte a un bivio e sanno perfettamente che se non pubblicano quel manifesto non saranno in grado di evitare il prossimo omicidio. Signori, penso sia il momento di divulgare questo documento alla stampa. I detective sperano che qualcuno lì fuori sia in grado di riconoscerne il linguaggio. E a 3 giorni dal macabro ritrovamento, Roger Cron, membro del Catalyst, ormai sede di continue minacce, decide di chiamare la polizia. In un incontro privato con il procuratore distrettuale Pete Chang, Cron riferisce che 1 o 2 giorni prima degli omicidi, al Catalyst un brutto ceffo si aggirava per il locale facendo strani discorsi. Diceva di sentirsi in missione per cancellare il materialismo dalla Terra. Un fuori di testa che si adira facilmente. Un tipo che aveva spesso fatto riferimenti proprio ai fanti. Ai 4 cavalieri dei tarocchi. Il cavaliere e la spada. Io sono la spada e la spada. Lo squilibrato diceva di chiamarsi Fraser. John Linley Fraser. Ed è proprio su di lui che le indagini della polizia si concentrano. I registri fiscali mostrano che John abbia lavorato in una carrozzeria per un periodo. Il suo ex datore di lavoro lo descrive come un uomo onesto, sposato, un gran lavoratore. Una descrizione molto diversa da quella fatta da Roger Cron. L'uomo dice di non averlo più visto da quando 1 anno prima aveva lasciato il lavoro. Poi fornisce ai detective un indirizzo. Giunti sul posto, gli agenti vengono accolti dalla moglie di Fraser, Dolores. La donna racconta che John sia andato via di casa abbandonando lei e sua figlia. Ricorda quanto fossero felici insieme e quanto John amasse sua figlia, fino al giorno dell'incidente avvenuto circa 1 anno prima. Un incidente d'auto in cui l'uomo aveva battuto la testa. All'inizio non sembrava stare male. Ma si comportava in modo strano. Parlava spesso di storie della Bibbia, di tarocchi, e si arrabbiava molto facilmente. Dopo aver lasciato il lavoro, aveva cominciato ad assumere allucinogeni come la mescalina, e da quel momento era emerso un nuovo John. Un John che via via diventava sempre più strano. Brucia tutto. Un John paranoico ed ossessivo. Dolores dice che suo marito torna di tanto in tanto, ma che da qualche giorno non si fa vivo. Poi rivela agli agenti il luogo in cui trovarlo. John adesso vive nei boschi, isolato dal mondo in una squallida baracca pericolante che si affaccia su una gola. Ma quando gli agenti si recano sul posto, lui non è lì. La baracca è situata a 2 chilometri dalla villa degli Ota e i vicini con cui gli agenti parlano riferiscono di aver visto Fraser arrampicarsi spesso su una torre dell'acqua, una torre piuttosto alta, e osservare qualcosa in lontananza con un binocolo. È molto probabile che John Fraser studiasse i movimenti della famiglia Ota proprio da lì.
La baracca viene immediatamente circondata e gli agenti restano tra gli alberi ad aspettare il suo ritorno. È una situazione molto pericolosa. Le autorità hanno a che fare con un paranoico delirante armato che potrebbe aver ucciso delle persone. Potrebbe essere capace di tutto. Dopo aver fatto eruzione, gli agenti puntano una pistola alla testa di Fraser, che dice loro: fallo, sparatemi! Perché non mi date quello che merito? A 4 giorni dagli omicidi, John Lindley Fraser viene arrestato. Questo è solo l'inizio, ma ciò non significa che i detective abbiano un caso al di là di ogni ragionevole dubbio. Alla centrale di polizia viene fatto un confronto vocale dove il benzinaio, che aveva sentito il sospettato dire «grazie, amico», riconosce la voce di Fraser come quella del conducente della macchina della signora Ota. Le prove cominciano a sommarsi quando l'ARP, la figlia quindicenne degli Ota, riconosce il binocolo in possesso di Fraser come quello di suo padre, un oggetto che in casa mancava da settimane prima degli omicidi. Il che vuol dire che Fraser era stato in casa Ota prima di quel fatidico giorno. Era lo stalker degli Ota. Al colloquio con lo psicologo, che dovrà stabilire se sia in grado di intendere e volere, Fraser si presenta con mezzo volto e mezza testa rasati ed è convinto che non ci sia nulla di sbagliato in lui. La rivoluzione è una profezia. Mi è stata affidata. È stato Dio a dirgli che gli Ota dovevano morire. E dovevano morire perché stavano rovinando l'ambiente. La famiglia Ota era troppo ricca e lui doveva purificare la terra da questi individui. Allora, mi dica, John, cos'è successo agli Ota? Il 19 ottobre 1970, anche se ha già un'arma con sé, John trova in un cassetto la pistola degli Ota. Poi lega insieme le sciarpe di seta del dottor Ota per essere pronto. Poiché il Signore conosce la via dei giusti. Si nasconde e aspetta che tutti facciano ritorno a casa. Chiama all'ufficio del dottore dicendo che la signora Ota non potrà andare a prendere i bambini a scuola perché ha problemi con la macchina. Dopo poco, Dorothy Cadwallader torna a casa con Derek, il figlio più grande. Sdraiatevi sul pavimento, a terra. Che cosa? A terra! Fa quello che dice, fa quello che dice. Non muovetevi. I due vengono bendati e legati. Infine il dottor Ota arriva in casa con l'ultimo genito, Taggart, e John lega e benda anche loro. Fraser accusa Victor Ota di materialismo e di come stia distruggendo l'ambiente. Ti darò tutto ciò che vuoi. Ti darò i soldi. Mi darai dei soldi? Tanti soldi. Tanti soldi. Ma John si ritiene un non materialista, quindi offrire a lui del denaro è un insulto. Porta il dottor Ota sul bordo della piscina e gli spara 3 colpi alla schiena con una calibro 38. Poi porta fuori la signora Ota e la signora Cadwallader e pone loro una domanda. Credete in Dio? Virginia Ota risponde: io sì. E John ribatte: allora non hai nulla da temere. E come in un'esecuzione, le spara alla nuca con una calibro 22. La stessa sorte tocca alla segretaria. E i bambini, invece? Non ero sicuro di cosa fare con loro. Lei deve capirmi. Voglio chiedertelo ancora una volta, mio signore. Per favore, risparmiali. Ho chiesto a Dio se c'era un altro modo. E lui mi ha fornito la risposta. Mi ha ricordato che i peccati del padre passano ai figli. Per i due fratellini non c'è scampo.
John Lindley Fraser sembra in disaccordo con la sua filosofia. Si preoccupa per l'ambiente, ma appicca un incendio in casa che potrebbe facilmente diffondersi nella foresta. Questo è l'inizio. Questo è l'inizio. Pensate che io sia l'unico, ma ce ne sono altri. Eseguiranno gli ordini di Dio e bruceranno ogni città e inizieremo un nuovo mondo. Al Catalyst si potrebbe facilmente affermare che John sia un folle, ma lo psicologo che lo segue la pensa diversamente. Uno squilibrato da un punto di vista medico è molto diverso da uno squilibrato mentale da un punto di vista legale. Si arriva al processo e John Lindley Fraser viene condannato per omicidio di primo grado. A quel punto i pazzi si riversano nelle strade. Alcuni lo sostengono. Tutti gli altri ne sono inorriditi. Adesso, quando la gente osserva il Catalyst, ci vede Charles Manson e John Fraser. Gli hippie del Catalyst tremano all'idea di essere cacciati via, o peggio di essere considerati tutti dei pazzi criminali. Gli abitanti di Santa Cruz hanno paura di loro. Ma dato che Roger Crone e i suoi amici sono stati d'aiuto agli investigatori alla risoluzione del caso, il procuratore distrettuale Pete Chang gli lascia fare una dichiarazione. La nostra principale preoccupazione è che il crimine di un individuo venga utilizzato contro un intero gruppo di persone. Nonostante il suo aspetto, quest'uomo, questo assassino, non rappresenta in alcun modo lo spirito o l'atteggiamento della comunità hippie di Santa Cruz. Il 29 novembre 1970, John Fraser viene condannato a morte. Non siamo una minaccia. Siamo i vostri figli e le vostre figlie. Le azioni di quest'uomo sono tanto riprovevoli per noi quanto lo sono per voi. A 7 anni dagli omicidi in una delle più prestigiose ville di Rodeo Gulch Road, Tora, primogenita di Victor e Virginia Ota, si toglie la vita con il monossido di carbonio. Il suo cadavere viene rinvenuto in auto nel garage della sua abitazione dalla madre del suo secondo marito. E anche oggi siamo giunti al momento dei saluti. Grazie per l'ascolto. Alla prossima.